E ho notato innanzitutto un grande orgoglio. Io credo che l'orgoglio di avere un'ottima scuola è importante. Abbiamo tagliato il nastro del polo scolastico di istruzione superiore di Chieri, un lavoro durato 5 anni che ha visto la realizzazione in quest'area dell'intervento più importante della provincia di Torino. Sono 6 milioni e mezzo di euro, sono quasi 2.000 studenti che oggi sono in quest'area, in questi edifici che vedono la presenza del Liceo Monti e dell'Istituto Vittone. Un intervento durato nel tempo che ha consentito di realizzare un polo scolastico del Chierese, portando anche ad una riqualificazione urbana della città di Chieri. Infatti sono stati spostati in quest'area gli studenti che prima andavano al liceo classico, oggi sono tutti quanti qui. Un intervento che ha visto la realizzazione anche di palestre, laboratori. In questo periodo sta anche arrivando il teleriscaldamento, quindi questa scuola sarà legata alla rete di teleriscaldamento. Un intervento che in qualche modo rende più facile per gli studenti del Chierese raggiungere la scuola, evitare pendolarismi e concretamente attraverso questo intervento possiamo dire che la lotta alla dispersione scolastica che la provincia di Torino ha tra i suoi obiettivi principali raggiunge un nuovo obiettivo, quello di avere una scuola, diciamo, più alla portata degli studenti, più diffusa nel territorio. Qual è l'obiettivo di questo polo scolastico a Chieri? L'obiettivo dei poli scolastici in genere è quello di costruire una scuola del territorio, una scuola fortemente integrata con le esigenze di carattere economico-sociale di un territorio particolare, in questo caso nel Chierese è un territorio che ha delle sue vocazioni, una vocazione sicuramente manifatturiera, ma anche una vocazione, come dire, turistica e non gastronomica. Proprio in questi giorni abbiamo anche inaugurato la strada Reale dei Vini, ad esempio, oppure Chieri partecipa alle città di Sciarra. Cioè, su questo territorio le amministrazioni comunali tutte hanno un progetto di sviluppo importante ed è evidente che la scuola può consentire di rendere veramente possibile lo sviluppo e più la scuola ha dei bravi studenti, più possibilità di sviluppo ci sono. Quindi questa scuola ha un ruolo importante. Un ruolo anche importante dal punto di vista della democrazia, come deve avere il sistema scolastico, quello cioè di consentire a tutti, per le capacità, per i talenti, di completare gli studi e quindi di avere un ruolo importante, cioè di riprendere un processo che è stato interrotto nel nostro paese di crescita sociale, in modo da consentire anche a quelle famiglie che non hanno la possibilità di fare in modo che il proprio figlio completi gli studi, di poterlo fare perché il sistema scolastico lo consente. Quindi questo polo è importante perché consente a dei studenti, quindi dai cittadini di questo territorio, di poter contribuire anche allo sviluppo del territorio e vuol dire per questo anche pensare al proprio futuro, mettere su famiglia e beh, questa è un'esigenza che bisogna garantire. E noi per quanto riguarda l'amministrazione provinciale faremo di tutto, non soltanto per le competenze scolastiche, ma anche le altre competenze che abbiamo sullo sviluppo per raggiungere questo obiettivo.